Buonasera cari amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Confagricoltura News. Vado subito a presentare, a introdurre l'ospite di questa puntata. Abbiamo in collegamento Nicola Artoni dell'ufficio stampa di Confagricoltura Mantova. Ciao Nicola, ben trovato. Ciao Andrea, grazie, ben trovato a te. Allora, parliamo di un argomento ovviamente di stretta attualità, cioè la crisi ucraina, e in questo senso Confagricoltura, attraverso una delibera di giunta, vuole sostenere in collaborazione con Caritas gli aiuti alla popolazione ucraina, quindi ti chiedo di spiegare di che cosa si tratta. Esattamente, Andrea, la nostra giunta pochi giorni fa ha deliberato di sostenere le iniziative che Caritas ha messo in campo per sostenere il popolo ucraino. Quindi Caritas in questo momento si sta occupando di due cose, cioè di trovare nuovi spazi per i rifugiati in arrivo appunto dal paese e di raccogliere fondi per la Caritas di Leopoli, della diocesi dell'ovest dell'Ucraina, che li utilizzerà poi per distribuire kit di sopravvivenza, pasti caldi e per assistere insomma comunque tutte le persone che purtroppo stanno fuggendo dall'Ucraina. Quindi noi ci rivolgiamo, lanciamo un appello ai nostri associati perché possono sostenere queste iniziative in due modi. La prima è quella di mettere a disposizione, per chi ovviamente ne avesse la possibilità, spazi all'interno delle proprie case, delle proprie aziende per l'accoglienza dei rifugiati in uscita dall'Ucraina. Chi fosse disponibile può contattarci allo 0376 330711 oppure scrivere alla mail i.bertogna@confagricolturamantova.it. Noi raccoglieremo le disponibilità, le gireremo alla Caritas e poi le aziende eventualmente verranno contattate direttamente dai volontari della Caritas che spiegheranno l'operatività del tutto. Il secondo modo invece, chi non avesse disponibilità di spazi all'interno delle proprie aziende può comunque sostenere questo progetto di Caritas con una donazione, un'offerta, quindi effettuando il bonifico sul conto intestato alla Caritas diocesana di Mantova. In questo modo anche chi non potesse ospitare fisicamente dei rifugiati in fuga dalla guerra potrà comunque aiutare la popolazione ucraina, come dicevo prima, con l'acquisto di kit di sopravvivenza, pasti caldi e altri generi di strettissima necessità. Crediamo che questa iniziativa sia molto importante, dimostrare solidarietà e aiuto in questo momento è veramente un gesto molto molto sentito che noi vogliamo fare assolutamente, quindi invitiamo tutti i nostri associati che fossero interessati a contattarci o a effettuare una donazione direttamente. Perfetto Nicola, tra l'altro mentre tu parlavi noi abbiamo lasciato in sovraimpressione l'IBAN per effettuare il bonifico, la donazione insomma alla Caritas, quindi insomma i nostri amici a casa hanno potuto nel frattempo annotarselo. Grazie per essere stato nostro ospite, ci rivedremo sicuramente nelle prossime settimane. Agli amici a casa invece diamo appuntamento alla prossima settimana, arrivederci a presto.